Nella dodicesima giornata del girone C di Serie C, la capolista Catanzaro si è aggiudicata il derby calabrese contro il Crotone. Tiene il passo dei giallorossi il Pescara vittorioso contro la Gelbison. Si ferma invece l'audace Cerignola che alla nuova Redo Arena di Francavilla Fontana impatta contro la Virtus sull'1-1. Vantaggio Fantino al tredicesimo minuto con Tascone che su cross alla sinistra di D'Ausilio risponde presente sul secondo palo siglando la sua seconda rete consecutiva. Il pareggio della formazione biancazzurra giunge a 16 dal termine. Incursione di Cisco che si mette in proprio all'altezza del versante destro e fornisce l'assist vincente per Perez, il quale ristabilisce il punteggio trovando il suo primo centro stagionale. Nella gara più attesa del weekend di Lega Pro, il Catanzaro supera il Crotone al Ceravolo per 2-0 con un gol per tempo, facendo 6 su 6 in casa. È Iemmello a portare avanti i padroni di casa al 45esimo. Biassi innesca Van de Putte, il belga di prima cerca e trova il numero 9 in area che non sbaglia e batte Branduani. Curcio chiude il derby a metà secondo tempo. Recupero palla del Catanzaro a centrocampo con Van de Putte che si rende ancora protagonista sulla fascia, confezionando il secondo assist. Dalla sinistra il 27 serve l'ex Foggia che fa 2-0 al 68esimo. Il Pescara diventa la seconda forza del campionato grazie al successo ottenuto all'Adriatico contro la Gelbison per 2-1. Succede tutto nel finale. Prima la rete di Cancellotti all'85esimo su calcio di rigore, poi quella di Colai 3 minuti più tardi con l'albanese che decide di far tutto da solo superando sia Nunziante che il portiere D'Agostino con un tocco sotto che finisce all'angolino. Allo scadere rende meno amara la sconfitta per i campani Kiere Mateng che su invito di Uliano accorcia le distanze al minuto 95. Termina 1-1 il derby pugliese del Degli Ulivi tra Fidelisandria e Monopoli. Ad aprire le marcature è Falbo al 34esimo che approfitta della mancata deviazione di Milillo su traversone di Viteritti e con un gran mancino sblocca il match in favore degli ospiti. Risposta della Fidelis in avvio di ripresa con Bolsius che riceve in profondità, si restreggia bene in area e trova il gol del pareggio trafiggendo Vettorel. Allo stadio Donato Curcio il Picerno supera per 2-1 il Taranto. Lucani avanti al 17esimo con Reginaldo che, mettendosi in proprio, lascia partire un preciso destro raso terra che termina in buca d'angolo. 21 minuti dopo il gol del momentaneo 1-1 del Taranto lo sigla Labriola che su corridoio di Mastro Monaco pareggia i conti con un delizioso pallonetto. Rete della vittoria firmata all'ora di gioco. Dal lato corto dell'area di rigore Novella mette in mezzo il pallone allontanato per un attimo dalla difesa e su cui vi arriva di prima intenzione Esposito per il nuovo e definitivo sorpasso dei rossoblù. Vittoria del Messina contro il Monterosi per 3-2 al Francoscoglio. Tutte le reti arrivano nel corso del primo tempo. In seguito ad un'azione convulsa nell'area dei laziali, Fiorani trova il pertugio giusto per Fazzi che la sblocca al 20esimo. Al 33esimo minuto succede l'impensabile. Lungo rinvio del portiere Lewandowski che direttamente da calcio di punizione da circa 80 metri sorprende il collega Alia per il gol del raddoppio. La palla rimbalza velenosamente in area e termina poi in rete. Reazione del Monterosi al minuto 40 con Lipani che approfitta della parata imprecisa dell'estremo difensore biancoscudato e lo trafigge, dimezzando così lo svantaggio. Il Messina non ci sta e 2 minuti dopo trova il terzo gol con Grillo che da punizione fa partire una traiettoria diretta all'incrocio, su cui ha però delle colpe ancora Alia che non trattiene. Allo scadere della prima frazione di gioco, infine, Di Paolo Antonio trova l'imbucata vincente per Lipani che fa doppietta al minuto 45. Derby campano tra Giugliano e Juve Stabia vinto dalle Vespe di misura per 1-0. Rete dei 3 punti che arriva al quarto d'ora. Percussione di Pandolfi dalla sinistra e deviazione sfortunata sotto porta di Gomez che si fa autorete nel tentativo d'anticipare Santos.
E 2-2 tra Turris e Latina. Allo stadio Liguori arriva il primo punto per Di Michele alla guida dei Corallini. Al 33esimo è Maniero a portare in vantaggio i padroni di casa. Cross di Frascatore e tap-in vincente dell'ex Avellino al secondo tentativo. Risposta del Latina che non si fa attendere e arriva dopo poco meno di 10 minuti. Celli cerca l'outmancino e va in mezzo su cui vi arriva prima Sannipoli concludendo in modo impreciso e poi la corrente Carletti. Lui non sbaglia e fa 1-1. Nerazzurri che la ribaltano al 64esimo con la rasoiata vincente di Di Livio che dal limite dell'area trova l'angolo più lontano battendo Fasolino. La Turris non ci sta e in pieno recupero al 97esimo sigla il 2-2 grazie al calcio di punizione di Leonetti che disegna una parabola a fil di palo che termina nel 7. Ben 6 le reti tra Viterbese e Potenza allo stadio Rocchi in una gara pirotecnica terminata 3-3. Doppio vantaggio dei laziali che prima la sbloccano al 27esimo con Marotta, bravo a ribadire in porta un corridoio in area di Mungo e poi raddoppiano 11 minuti dopo con Volpicelli che riceve da Semenzato e fa 2-0 al 38esimo con un potente Mancino che non lascia scampo a Gasparini. Il Potenza si sveglia a 4 dal termine del primo tempo col colpo di testa in schiacciata di Girasole che dagli sviluppi di corner riapre i giochi, ma la Viterbese si riporta ancora avanti di 2 reti all'ora di gioco. Grazie a Mungo, il numero 10 in seguito al tiro deviato di Volpicelli arriva a rimorchio e segna il 3-1 trovando l'angolino. Partita che sembra essere stata messa in ghiaccio dagli uomini di Filippi, ma quelli di Raffaele sono tutt'altro che arrendevoli e trovano 2 gol nell'ultimo quarto d'ora. Santoni svirgola pericolosamente in area regalando la sfera a Emmausso che accorcia al 74esimo. Caturano infine fa 3-3 all'88esimo, punizione di Steffè e tocco sotto porta vincente sul secondo palo dell'ex Cesena che beffa la Viterbese sul gong.